In Italy Special Edition siamo Dr. Wine Collection e con noi c'è un'azienda di una zona che io amo particolarmente perché si parla di Vulteri e si parla di Aglianico. L'azienda è situata a Rio Nero, quindi diciamo il cuore del Vulteri, e adesso ce ne parlerà. L'azienda è quindi Terra dei Re. Siamo nel Vulteri, l'azienda nasce da una bellissima storia di un bambino che nasce la notte di Natale del 1887 e si salva grazie ad un bagno nel vino. E quindi ci accompagnano per mano in questo percorso di modernità e di evoluzione della vita. Benissimo. A livello tecnico a chi vi siete rivolti? Fate da soli? Che stile avete? Abbiamo una grande guida, abbiamo il dottor Cotarella che ha preso in mano la nostra azienda e per mano ci sta accompagnando in questa evoluzione dell'Aglianico del Vulteri, questa nuova visione, questo vulcano esplosivo che veramente ci dà delle belle soddisfazioni, questi vini, grandi vini e sempre piacevoli. Benissimo, quindi possiamo dire che c'è un grande amore, ma oltre all'Aglianico producete altre vini o siete solamente focalizzati su vini? Aglianico è il luogo delle meraviglie, basta cambiare di altitudine e noi coltiviamo Malvasia, Aglianico, per poi salire a 800 metri dove abbiamo piantato del pinot nero. Pensate un po', pinot nero in Basilicata, su un terreno vulcanico, altitudine, escursione termica, le condizioni ideali per fare un pinot nero lucano. È bellissima questa vostra intraprendenza e questa voglia di tradizione, perché anche la Malvasia c'è sempre stata del Vulteri. Perché anche i bianchi del Vulteri, secondo me, hanno un grande futuro.